Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, attraverso il proprio sito, ha annunciato le 10 città che si contenderanno il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2020. E tra queste città c'è anche Casale Monferrato. Abbiamo l'assessore alla cultura, Daria Carmi. Innanzitutto due parole su questa candidatura, che occasione è per la città, e poi lei ha annunciato anche un appello a tutti i cittadini, a tutti i monferrini. Questo per noi in qualche modo è un piccolo sogno che si è avverato, forse più che un sogno, una scommessa che aveva alla base però la consapevolezza del valore di questa città. E perché però era una scommessa? Perché la città, lo sappiamo, è stata abbinata per molti anni a un'immagine negativa, dimenticando non soltanto il grande patrimonio storico che la caratterizza, ma anche il carattere, l'attitudine dei casalesi e dei monferrini, che è proprio quella della resilienza, cioè della reazione creativa per il superamento dei momenti di crisi. E quindi per noi la partecipazione e lo spirito proprio, l'identità, la comunità, sono stati gli elementi di base di costruzione di questo dossier. E quindi proprio per lavorare insieme, per metterci la faccia, martedì faremo una ripresa grande, collettiva, di festa, gioiosa al Teatro Municipale. Naturalmente questa ripresa è finalizzata alla produzione di un video promozionale che sarà proprio quello che mostreremo alla Commissione a Roma ai primi di febbraio, però è anche un momento obiettivamente di festa, perché quando ci siamo candidati sembrava una bellissima, ma una follia, una bellissima follia. E invece si è dimostrato un momento di consapevolezza, e questo è qualcosa che non ci toglieranno più, quindi anche questo merita di essere festeggiato. Che impressione fa a una cittadina di Casale e all'assessore alla cultura avere il nome di Casale affiancato a quelle di Agrigento, Bitonto, Macerata, insomma località di tutto rispetto e buoni concorrenti? Per il loro patrimonio culturale e per la loro crescita in campo turistico. Noi è da anni che stiamo lavorando, credendo fermamente in questi potenziali, proprio per il riscatto, per un riscatto che sia anche etico, estetico, sostenibile, ecologico di questa città, no? Un riscatto che mette al centro proprio la qualità della vita dei cittadini. E quindi da questo punto di vista, in qualche modo, prendere atto di questi binomi e fare un bel respiro finalmente di un risultato o di una appunto consapevolezza condivisa che magari alcuni monferrini come dire da anni portano sulla bocca come parola proprio di fiducia e di apprezzamento del patrimonio del Monferrato, e invece finalmente adesso non è più soltanto qualcosa sulle nostre bocche, sulle nostre facce, ma qualcosa che riguarda l'Italia.